Ciao a tutti, sono Vincenzo Grieco e oggi parlerò di suonare sugli accordi, cioè suonare sulle note dell'accordo. Ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale, mettere un like a questo video e possibilmente lasciare un commento se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se volete che ritornare su qualche argomento trattato, insomma è sempre benvenuto. Suonare sugli accordi cosa vuol dire? Suonare improvvisando, facendo sentire le note dell'accordo che passa sotto. Quindi in questo caso io ho suonato su la progressione di accordi di Hotel California, che è Si minore, Fa diesis, La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore e Fa diesis maggiore. L'ho fatto senza base, in modo da farvi sentire come un fraseggio praticamente richiama fortemente gli accordi. Come si fa questa cosa? Allora, diciamo che la via non è semplicissima, nel senso che non vi sto per dare il trucchetto della domenica, vi dico un vero metodo di studio, che se lo applicherete, come l'ho fatto io all'epoca, vi darà grandissimi risultati nel medio-lungo termine. Allora, la prima cosa che dovete fare è aver visto il mio video sugli arpeggi di triade e quadriade, perché dovete avere sotto mano le posizioni del gadget degli arpeggi di triade maggiori e minori, altrimenti questa cosa non si può fare, perché la prima cosa che dobbiamo fare è mappare su tutto il manico, sulle 5 posizioni del gadget, gli accordi di Hotel California, appunto, con le triadi maggiori e minori, senza spostarci, quindi rimanendo sempre nella sezione, del gadget. Vi faccio vedere come. Allora, ad esempio, se noi iniziamo da questa posizione del manico, abbiamo la posizione di Si minore. La posizione che gli corrisponde dell'arpeggio è questo. Poi abbiamo Fa diesis. La posizione dell'arpeggio che gli corrisponde è questa. Poi abbiamo La maggiore. La posizione che gli corrisponde è questa. Posizione di Mi maggiore è questa. La posizione di Sol è questa. La posizione di Re è questa. La posizione di Mi minore è questa. E poi chiudo con Fa diesis che abbiamo già visto. Se ci spostiamo in questa parte del manico, il Si minore, il primo accordo, la posizione sarebbe questa, ma in realtà noi non abbiamo una versione minore della forma di G, quindi dobbiamo partire direttamente senza suonare l'accordo, dalla posizione dell'arpeggio. Poi abbiamo Fa diesis, La maggiore, Mi maggiore, poi abbiamo Sol maggiore, maggiore, poi abbiamo Mi minore. Qua non abbiamo la posizione, la forma di C in versione minore, faremo solamente l'arpeggio di Mi minore e poi Fa diesis. Poi vado avanti in quest'altra posizione del manico, Si minore, Fa diesis maggiore, Re maggiore, Re minore, Fa diesis maggiore. Andiamo avanti, Si minore, Fa diesis maggiore, La maggiore, La maggiore, Mi maggiore, scusate, poi Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore e Fa diesis maggiore. Poi qui non abbiamo la posizione dell'accordo minore, ma dell'arpeggio sì. facciamo da capo. Bene, diciamo che in questa cosa abbiamo fatto un grossissimo lavoro di conoscenza delle triadi, ma in realtà suonare sugli arpeggi non è questo, cioè suonare sugli accordi non è questo. Mi pare evidente che questo è un arpeggiatore, diciamo, non è, può essere un esercizio di tecnica, di conoscenza del manico, ma non è. E voi direte, vabbè, perché ci hai fatto vedere? Perché è necessario. Dopodiché dobbiamo passare a un esercizio complesso, perché noi quando improvvisiamo dobbiamo cercare di fare una cosa molto importante, e adesso qui mi dovete seguire. Noi quando suoniamo sugli accordi non è che cambiamo il nostro modo di suonare, ma integriamo il nostro fraseggio con le note dell'accordo. Vi faccio un esempio. Se voi su Hotel California prima suonavate a pentatonica di Si minore, non è che dovete prendere la pentatonica di Si minore, la dovete buttare via e cercare un'altra via di improvvisazione, no. Dovete mantenere il vostro fraseggio identico come l'avete sempre fatto, che è personale e vostro, e dovete cercare semplicemente di fermarvi sulle note dell'accordo, magari sul cambio, ok? Quindi se io ho Si minore, qua ho fatto, quando è arrivato il Fa diesis, ho fatto sentire la terza maggiore nel cambio, stavo contando nella mia testa il tempo, però devo avere sotto mano le note dell'accordo. Se io faccio quello che ho appena fatto, ho semplicemente diteggiato le posizioni, ma voi non riuscite a trovare le note che vi servono, perché avete sempre l'idea dell'arpeggio e quindi non troverete le note. Allora qual è la soluzione? È fare questo esercizio che è piuttosto complesso, ma ve lo consiglio vivamente. Ora metterò il metronomo a 65 e suonerò in senso ascendente, partendo dalla corda più bassa, 2 note ciascuna, da 2/4 ciascuna, andando sempre, quando cambia accordo, l'accordo passa in sovraimpressione sotto, come nelle TV anni 80, passa in sovraimpressione, e io ogni volta mi sposterò alla nota dell'arpeggio più vicina in senso ascendente, quindi mi dovrò trovare la nota più vicina in senso ascendente dell'accordo. 1, 2, 3, 4, prima nota di Fa, di Si minore, seconda, Fa diesis, maggiore, torno indietro, re maggiore, minore, Fa diesis, ricomincio da capo, parto da Si forte, da qua, Si minore, Fa diesis, La maggiore, inutile ricominciare perché sarebbe la stessa cosa, quindi non c'è più difficoltà, La stessa cosa farà sulle altre posizioni, quindi 1, 2, 3, 4, Si minore, Fa diesis, La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, Re maggiore, da capo, Si minore, Fa diesis, scusate, La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, Re maggiore, Fa diesis, questo per tutte e 5 posizioni. Lo so, è faticosissimo, all'inizio è veramente molto faticoso. Dopodiché lo fate con 3 note, 1, 2, 3, 4, scusate il time, Poi lo fate con, tutto questo per 5 posizioni. Poi lo fate con 4 note. 1, 2, 3, 4. E così via tutte e 5. Dopo che avete fatto questo, diciamo, lavoraccio veramente faticoso, improvvisate, mettete il click, immaginate gli accordi sotto, quindi la progressione di Hotel California, improvvisate con la pentatonica di Si minore e cercate la nota sempre di, quando cambia l'accordo, la nota di chiusura dell'accordo successivo. 1, 2, 3, 4. In questo modo avete praticamente avete sotto controllo il vostro fraseggio pentatonico, perché ho usato la pentatonica di Si minore di base e poi ho messo le note dell'accordo sul cambio dell'accordo. Chiaramente potete metterlo anche in ritardo, è stato fatto come esercizio, diciamo, sul battere proprio del cambio dell'accordo. Bene, è un lungo lavoro, ma vi assicuro che se lo farete vi dà grandi soddisfazioni. Ci vediamo alla prossima, ciao!